Buonasera e bentrovati. È il secondo anno, prima puntata di Abruzzo Up, che adesso al proprio interno ha una nuova rubrica, ha dei contributi straordinari da parte di Giulia Pelliccia, che è la nostra esperta in programmi comunitari, e con cui ragioneremo anche sul quanto è rimasto in sospeso dall'anno scorso. Quello che è rimasto in sospeso dall'anno scorso l'abbiamo ripreso quasi al volo, quasi una sorta di nemesi storica, perché tra gli ospiti di questa puntata c'è quello che ha esordito con me nella prima puntata dell'anno scorso. E li vado immediatamente a presentare, non dimenticandomi di ringraziarvi per la vostra presenza, il vostro contributo e devo dire anche qualche apprezzamento che è stato utile anche per il miglioramento dello standard qualitativo di questa trasmissione. Alla mia destra, e qui qualcuno potrebbe cominciare a pensare che ci possano essere delle strane interferenze, qualcosa di tenero, ma è semplicemente una liaison intellettuale, come dice bene lui, Riccardo Bertazzo, che è il direttore di Abruzzo Sviluppo. Buonasera. Che l'anno scorso è venuto qui a illustrarci in maniera completa, analitica e direi anche per certi versi predittiva, è venuto a illustrarci lo stato dell'arte dei poli di innovazione, di cui quest'anno ricorre l'anniversario e probabilmente saranno ripensati, rivisti, ma in chiave neutrale. Questo è un apprezzamento, un atteggiamento che poi affronteremo con un piccolo volo pindarico. Vicino a lui Marco Blasioli, che anche lui è stato presente più volte in trasmissione con noi, è stato l'anno scorso artefice di una splendida manifestazione che è Abruzzo 3D, è all'Aurum di Pescara, e quest'anno si appresta a, come si dice, rinnovare la seconda edizione di Abruzzo 3D, è un'altra splendida manifestazione di cui parleremo fra un po', perché la motivazione e soprattutto l'aire di questa trasmissione sono le start-up di innovazione che stanno partendo in una regione ancora abbastanza in affanno. Alla mia sinistra, Michele Romagnoli di Ti Assisto, si capisce dalla sua maglia, Ti Assisto 24, si capisce perfettamente dalla sua maglia, sponsor di se stesso. E vicino a lui Carlo Gasparri, anche lui di Ti Assisto 24, Michele è consulente, mentre Carlo è, come si dice, è tutto il contrario, Carlo è consulente e Michele invece è il tenutario, chiamiamolo così. Io vorrei iniziare, pregare la regia di mettere in onda, con un contributo che non sa di nepotistico, ma è abbastanza coerente con lo stato dell'arte, un contributo di mio fratello Pierluigi, che è Venture Capital e fondatore di Logitech, a proposito del fare impresa in Italia. Se la regia è pronta può mandare questo contributo da affariitaliani.it, dove ci dà un po' lo spaccato di questa soluzione. Prego. Un po' vivo in America e non qui. Un po' il poco che seguo diventa facilmente oppressivo, no? Nel senso che le notizie spesso sono più che altro, come dire, fanno venire più la tristezza che la felicità, quindi uno non fa volentieri le cose che rattristano. Quindi siccome c'è poca felicità che esce fuori dal notiziario giornaliero dell'Italia, allora me ne sto lontano. Hai un imprenditore che ha fatto fortuna negli Stati Uniti, tornare in Italia per fare impresa, che impressione le ha fatto, che idea si è fatta di chi vuole fare impresa e investire in questo paese? Beh, oddio, credo che sia un po' una corsa in salita, specialmente per l'imprenditore. In qualche modo ho una grande ammirazione per gli imprenditori italiani, perché hanno veramente, devono lavorare più duro degli imprenditori in altri paesi, perché la struttura, l'infrastruttura non è
non li supporta, anzi pare quasi che l'infrastruttura gli rema contro, mentre negli altri paesi magari c'è un po' di vento a favore, qua c'è solo vento contro, sembrerebbe. Per un finanziatore come me, devo dire pure, ci sono dei piccoli vantaggi e tanti svantaggi. Magari il piccolo vantaggio è che non c'è molta competizione per investimento contro, sembra, nel tecnologico per esempio. C'è il problema dei capitali, che ovviamente in America esistono tante sorgenti di capitali, sono gruppi vari, no, che intervengono in fasi diverse di un'azienda, quindi ci sono gli angels, i VC, quelli che intervengono più tardi con mezzanine financing, le corporate alliances, le alleanze con le corporation. Insomma, lì c'è proprio un alfabeto di gruppi che fanno il funding piuttosto sofisticato. In Italia no, quindi chiaramente il funding è un problema. Altre cose probabilmente importanti è che siccome non è che uno va a scuola e impara a fare l'imprenditore, non è che va a scuola e impara a costruire un'azienda, no? Sono cose che spesso si imparano nella pratica, essendo coinvolti in altre aziende. Siccome non è che ci sta tutta questo fiorire di aziende in Italia, allora è più difficile costruire le competenze. Altro ostacolo? Probabilmente non so se è una cosa un po' ovvia, però chiaramente non essendoci poi tutta questa richiesta, anche l'offerta di competenze professionali, no, che servono per far funzionare le cose, sono scarse, no? Per cui è difficile trovare persone brave, no, nei vari settori. Abbiamo un po' come si dice, creato le premesse per un discorso che è un discorso in parallelo con quanto accade in paesi più evoluti del nostro. Diceva Carlo Gasparri così durante questo video che le normative italiane in materia sono avanzatissime. Purtroppo con le leggi non si fa impresa sempre. E certi regolamenti che si mordono a vicenda o sono lacci e lacciuoli probabilmente hanno bisogno più che di essere letti e interpretati, di essere immediatamente applicati, uscendo da un ginepraio di interpretazioni molteplici. Riccardo, vengo a te. Noi parliamo di start-up e so che in questo caso Abruzzo Sviluppo sta lavorando molto bene con, devo dire anche con il plauso collettivo e bipartisan da parte anche della politica. C'è una sorta di, come si dice, di lavorio continuo intorno a tutto quello che il pubblico può mettere a disposizione dell'impresa, viaggiando fianco a fianco dell'impresa come nella politica corrente del governatore della regione Abruzzo. Dimmi lo stato dell'arte. Beh, lo stato dell'arte è chiaro che noi partiamo in una condizione abbastanza negativa, insomma i dati economici non ci restituiscono una fotografia molto positiva dello stato dell'arte abruzzese, così come quello italiano. Insomma, leggevo i dati riguardanti il PIL prospettico, siamo più 0,2 sul 2015, sì. Poi ci auguriamo a salire e anche di molto, quindi è chiaro che in questo momento noi dobbiamo creare quelle che sono le condizioni per far sì che chi voglia fare impresa faccia impresa, chi vuole evidentemente sostenere l'impresa che già ha e che vuole sviluppare deve avere tutti gli strumenti e ovviamente un ecosistema che sia in grado in qualche modo di garantirgli un futuro imprenditoriale, senza, come dicevi tu, lacci e lacciuoli, con una semplificazione di carattere amministrativo, con apporti da parte del settore del credito molto importanti. Io so che l'assessore Lolli già sta lavorando fattivamente su questo aspetto, perché ovviamente
si ritiene essere uno degli argomenti principali da mettere sul tavolo, come dire, dei nostri imprenditori, nel colloquio dei nostri imprenditori. È chiaro che è un cammino difficile, però ci troviamo di fronte a una condizione per la quale non abbiamo più tempo da perdere e quindi bisogna operare tutti in maniera coordinata per raggiungere quelli che poi sono gli obiettivi di sviluppo economico della nostra regione. Allora, ci sono dei nodi gordiani che noi, a cui facciamo riferimento, come per esempio il nodo del Fondo Sociale Europeo, come il nodo del FESR, dove praticamente c'è una sorta, come si dice, di... noi siamo, come ti posso dire, siamo abbastanza lontani dalla capacità di spesa massima per quanto riguarda queste due misure comunitarie. La nuova programmazione FSE, per esempio, finanzierà la creazione di imprese, donne e giovani, come la scorsa programmazione, ma Garanzia Giovani farà tutoraggio alla nascita di nuove imprese. Ora, l'Abruzzo è in ritardo, l'hai detto poc'anzi, e non ha combinato... Guarda, io ti riporto ovviamente l'esempio concreto, che è quello che ho in casa. Cioè, noi abbiamo fatto, rispetto alla vecchia programmazione del Fondo Sociale Europeo, due bandi sul microcredito, quindi parliamo di finanza innovativa fondamentalmente, erogando sul territorio, microimpresa, quindi erogando sul territorio 24 milioni di euro. Quindi capisci che si è cominciato a fare, ma così come nell'ambito dell'asse 1 del PORFESR, nella programmazione 2007-2013, c'è stato un bando molto importante sullo start-up d'impresa, sì, gestito in maniera molto positiva dalla finanziaria regionale abruzzese, che ha messo a disposizione 14 milioni di euro, che non sono pochi in un momento come questo. È chiaro che bisogna poi valutare la ricaduta di questi finanziamenti sul territorio, e questa è una cosa importante, però mi sembra che le valutazioni che vengono fatte rispetto alle idee progettuali siano talmente importanti che ci aspettiamo evidentemente che ci sia un successo sul territorio molto molto, come dire, molto molto elevato. Devo dire che i tre must dell'Abruzzo Sviluppo l'anno scorso sono stati i poli di innovazione, le start-up e le cosiddette le reti imprese. Di queste tre possiamo fare un mini bilancio? Sì, assolutamente. Il bilancio, io adesso rischio di fare l'apologia di Abruzzo Sviluppo, però essendo direttore è chiaro che sponsorizzo, così come il nostro amico Romagnoli con la maglia di Ti Assisto 24. Però è chiaro che io penso, come dire, che strutture come quella di Abruzzo Sviluppo devono servire al territorio, e quindi le cose che devono fare le devono fare al meglio delle proprie possibilità, proprio per dare risposte concrete. Noi abbiamo gestito, lascio, come dire, al fondo del ragionamento il discorso legato ai poli, però abbiamo gestito due bandi sulle reti d'impresa, sì, portando l'Abruzzo, come dire, ai vertici a livello nazionale per imprese finanziate, per contratti di rete finanziati tra quelli presenti a livello regionale. Quindi siamo una best practice a livello nazionale. Sì. E sul microcredito la stessa cosa. Se tu ricordi bene, un comitato di sorveglianza fatto a Vasto qualche tempo fa sul Fondo Sociale Europeo, il microcredito è stato preso come progetto, come progettualità che può essere replicata in maniera molto positiva anche su altri territori. Quindi è chiaro che poi noi, io torno a ripetere, bisogna in questo momento dare risposte il più possibile positive al territorio, mettendo nelle condizioni di esprimere quello che ha. Almeno dobbiamo creare questo ecosistema. Poi sui poli innovazione, in realtà Abruzzo Sviluppo gestisce la piattaforma dei poli, non solo, poi fa anche un'attività, come dire, di sostegno alla rendicontazione, perché il problema di fondo dello speso sui vari fondi strutturali è che le imprese molto spesso, non tutte evidentemente, però non hanno maturità nel rendicontare le spese a sostegno delle azioni che mettono in campo. E quindi è chiaro che noi stiamo intervenendo anche in questo, prima di arrivare ovviamente ai canonici controlli di primo livello, di secondo livello, in maniera tale da consentire una velocizzazione dei termini e delle condizioni di certificazione della spesa. Quindi si tratta di facilitazione e fiancheggiamento, che non sono praticamente delle idee, tra virgolette, come si diceva una volta, di abuso, ma di esattamente di inserirsi
sui fabbisogni del territorio, delle imprese che operano nel territorio, per farle crescere, esatto, anche come qualità dei servizi. Posso aggiungere, perdonami, il leitmotiv di tutta questa attività è chiaramente il concetto di innovazione. Tu mi parlavi del rapporto che aveva tuo fratello con Steve Jobs. Steve Jobs, praticamente, nella sua affermazione che io adoro, cioè diceva: l'innovazione è ciò che diversifica il, sì, leader dal follower. Sì, sì. Cioè, se tu fai innovazione, cioè fai anche qualcosa di, al di là di, potresti fare ovviamente qualcosa di diverso rispetto a quello che esiste già, ma è chiaro che se fai qualcosa di nuovo, questo rende evidentemente molto più competitiva quella che è la tua idea, se no sei costretto ad inseguire. Questo è il problema di fondo. Perfettamente. Michele Romagnoli, dobbiamo spiegare un po' cos'è questo Ti Assisto 24. Il 10 settembre 2014 è stata costituita Ti Assisto 24, è stata iscritta al registro delle imprese, le cosiddette, nella sezione startup innovativa. Sì, registro speciale. Registro speciale. E questo è anche un'idea innovativa. Ti Assisto 24 è la piattaforma web mobile che permette agli automobilisti di risparmiare tempo e denaro gestendo le scadenze e le incombenze di tutti i veicoli online con un semplice click. I servizi offerti consentono di abbattere tutti i costi di gestione, quali tagliando, cambio gomme, RC auto, assistenza stradale, grazie a un network di esperti altamente specializzato e geolocalizzato anche in caso di incidente o multa. Mi ricorda un sito che si chiama FamTac in Stati Uniti, che offre assistenza a 20, come si ha, 360 gradi, non solo per gli automobilisti, di questo tipo. Michele. Ti Assisto 24 è un'idea che è nata qui in Abruzzo, dalla nostra cittadina di Anciano. L'abbiamo testata sul territorio, abbiamo fatto quell'attività che si chiama bootstrap, e una volta capito che il potenziale, abbiamo validato il modello offline, quindi reale, distribuendo questo prodotto ai nostri clienti, abbiamo capito che era un prodotto che poteva diventare un nuovo standard per quanto riguarda il rapporto tra l'utente finale e la gestione dei propri veicoli. Ricordiamo che oggi avere un'automobile mediamente costa circa 4.500 anno e incide per oltre il 25% sul reddito medio degli abitanti. Ecco perché la vendita delle automobili è crollata ed è un grosso problema gestirla. Quindi la nostra idea è quella di cercare in qualche modo... Ti sta dicendo Carlo di guardare la telecamera. Perfetto. in qualche modo di aiutare, di risolvere un problema comune, molto diffuso e che può veramente arrivare nelle case di tutti. Voglio ricordare che Ti Assisto 24 è nata ed è arrivata a quella che oggi c'è, una startup innovativa finanziata e partecipata dal fondo di investimento L Venture Group. Anche grazie all'attività del microcredito, Abruzzo Sviluppo, a mio avviso, ha fatto un grosso lavoro che le compete, cioè quello di mettere a disposizione delle somme, anche se vogliamo piccole, in modo abbastanza snello e rapido, per dare l'opportunità di provare la propria idea. Poi però aspetta l'imprenditore metterci del suo e pensare comunque in grande. Io voglio ricordare che l'Abruzzo è comunque una piccola regione, come ogni regione d'Italia è piccola, bisogna ragionare almeno su scala nazionale. E bisogna sfruttare le opportunità che comunque ci sono, vengono messe a disposizione abbastanza frequentemente negli ultimi 2-3 anni, questo è avvenuto indubbiamente, però poi spetta ai founder, cioè a chi pensa all'idea, per poterla presentare in ambiti un po' più evoluti. Comunque è bene che ogni piccola azienda ragioni in grande, risolvendo piccoli problemi il più diffusi possibile. Bene, questa è, bisogna dire che Ti Assiste 24 è stata anche ammessa da luglio al quinto programma di accelerazione di Lewis & Labs, che è un acceleratore di impresa nato dalla joint venture tra & Labs, incubatore acceleratore di impresa dell'Università Lewis, e in Lewis & Labs si aiutano le start-up a diventare aziende di successo. Quindi è un passo in più verso, chiamiamo così, la sistematizzazione e l'entrata nel mercato di questo nuovo prodotto innovativo, che potrebbe essere, onestamente, nel campo del web, poi Marco sarà molto più, come si dice, apodittico di me, nel campo del web potrebbe essere il futuro di questa, anche di questa regione. Anche perché, abbiamo solo 1 minuto e 46,
Marco, l'esperienza di adesso mi fai un flash sull'esperienza di Abruzzo 3D, perché noi ci siamo lasciati che l'avevi annunciata e sì. Poi vogliamo sentire i risultati. Beh, l'anno scorso abbiamo lanciato un grosso evento che si chiama Starter 3D e trovate sul sito starter3d.com tutte le informazioni. Evento che ha visto i principali protagonisti del mondo del 3D, quindi dalla prototipazione rapida, stampanti 3D, scanner, acquisizioni di immagini, e sono tutti settori che consentono agli artigiani e quindi ai mestieri tradizionali di innovarsi, di essere più competitivi, ma soprattutto di poter, attraverso l'innovazione, salvaguardare il proprio lavoro. E quindi una componente importante è quella dell'innovazione e della ricerca. Noi lo stiamo facendo anche grazie al supporto di linee di finanziamento come quelle gestite da Abruzzo Sviluppo, perché siamo una rete di impresa, la nostra rete si chiama Digital Borgo, sì. E annoveriamo adesso 15 micro e nano artigiani del web, passatemi il termine, che insieme costituiscono una filiera orizzontale e verticale di servizi innovativi, tecnologicamente avanzati, e che possono essere il plus per chi fa impresa oggi. Bene, ti sei preso molte lenzuolate, Riccardo, sia da Marco che da Michele, quindi prima di andare avanti lasciamo la voce alla pubblicità e poi riprendiamo. Pubblicità. Riprendiamo e riprendiamo proprio da Mauro Blasioli, che ci deve annunciare, io ritengo, un prossimo evento, anche delle slide che lui ha portato, non ha sistematizzato ancora online, ma sì, che si chiama Aspettando T-Side, che è un incubatore per start-up tutto privato, che partirà a Mosciano Sant'Angelo il 24 e il 25 novembre. È proprio così. Esatto, innanzitutto start time, quindi è un inizio, è il tempo non più delle mele, ma di iniziare a fare business. Come? Quando abbiamo visto il servizio poco fa, era il 77 quando suo fratello andò in America, fece questa splendida iniziativa in America, e noi giovani operatori ci siamo un po' guardati attorno e abbiamo detto: è arrivato il momento di condividere le esperienze, le competenze, fare sistema e provare tutti ad alzare l'asticella. Abbiamo fatto probabilmente di necessità virtù, perché la crisi è stato un acceleratore forte. Allora, pur di non scomparire, il nostro colpo di reni qual è stato? Mettiamoci insieme, perché piccolo e bello probabilmente è una leggenda un po' da sfatare. Sì. Bisogna essere, seppur piccoli, ma organizzati e pronti ad affrontare i nuovi mercati, non solo nazionali ma soprattutto internazionali, e da qui la possibilità anche di cogliere il bando sull'internazionalizzazione. Sì. Con Start Time noi vogliamo dare un inizio in un processo di cultura del web, dell'innovazione e della tecnologia, attraverso dei workshop di sensibilizzazione. Perché non è così semplice fare un piano, se volete, industriale di una attività del web, delle nuove tecnologie, così come delle app, cioè di quelle piccole applicazioni che stanno rivoluzionando un po' il mondo. E allora, lunedì 24 e martedì 25 novembre, ci vediamo a Mosciano Sant'Angelo, dove si sta mettendo su una piattaforma, non solo web, ma anche fisica, cioè un luogo in cui le idee si tolgono dal cassetto e proviamo a farla diventare impresa. Come? Attraverso il supporto di professionisti che, insieme alle reti di imprese, insieme ai poli di innovazione tecnologica, e qui cito il supporto meraviglioso del polo ICT Abruzzo. ICT Abruzzo. Sì. È un polo dove quelle competenze dell'innovazione tecnologica, grazie al fantastico lavoro che sta facendo il professor Cappiello e Galbiati di Hellfoundry, sì, quindi l'ex Maio, che è venuto qui da noi, sì. Che possono dare un supporto fortissimo e una spinta incredibile, perché
le imprese trovino la possibilità proprio qui in Abruzzo, perché non è più il tempo di prendere la valigia che è di cartone, questa valigia, è sempre un punto interrogativo. Allora proviamo a strutturare delle risorse qui in Abruzzo e a dare un sostegno. Chiaramente la parte economica è fondamentale, perché bisogna, quando si utilizza questo termine brutale che è start-upare, ok, ma chi ci dà la forza per attingere a servizi qualificanti? Chiaramente un accesso al credito, un bando per esempio. Noi mettiamo in più qualcosina, che cosa? Il supporto di professionisti, e quindi attraverso docenti universitari, abbiamo il placement dell'Università d'Annunzio, abbiamo l'Università di Teramo che ci supporta e abbiamo tanti professionisti qualificati che ci mettono qualcosa, che può essere non solo un chip in termini economici, quindi un investimento, ma soprattutto i servizi. I servizi devono essere l'apripista del team, perché da soli oggi si fa tanta difficoltà. Il team rafforza l'idea. Sei stato chiarissimo e dovizioso in questa esposizione. Carlo, veniamo a noi. Come si dice, tu hai offerto un supporto consulenziale alla creazione di Ti Assisto 24, come si dice, in termini manageriali e scientifici. Qual è il senso di questa startup e qual è l'innovazione reale di questa startup ad adiuvandum a quello che diceva poco fa Michele? È proprio come si diceva prima, l'aiuto qualificato in fase di realizzazione di un progetto è importantissimo. Due sono le chiavi di successo, sono sicuramente le facilitazioni economiche, l'accesso al credito, il seed, micro seed, ma quello che si viene chiamato smart money, cioè la possibilità di avere il supporto di persone professionalmente qualificate con un'esperienza in settori importanti della vita economica, che possano dare quel più necessario a rifinire un progetto. Nell'ambiente dell'acceleratore di Lewinson Labs è una cosa che si dice normalmente, è quello che conta non è tanto l'idea ma la realizzazione. È pieno di idee magnifiche che muoiono nello spazio di pochi mesi, mentre una buona realizzazione può permettere il successo anche di un'idea che magari non è il top della novità, il top dell'innovazione, ma se ben realizzata può essere un successo economico. La bontà della realizzazione è il punto di successo di un'iniziativa. Lo smart money, persone con esperienza che mettono la loro esperienza a disposizione dell'idea, del founder, dell'idea innovativa, sono un punto vitale per il successo di questa iniziativa. Hai toccato un punto che è quasi un punto fondamentale nella programmazione prossima futuro, perché si parla di smart mobility, di smart building, di smart city, per cui come si dice c'è un ripensamento un po' collettivo nei confronti della qualità della vita. È quasi il diritto alla felicità di cui parlavano gli americani e parlano gli americani nella loro Costituzione. Nella Costituzione del Bhutan c'è il cosiddetto diritto. L'indice di felicità. Oltre al PIL c'è l'indice di felicità. Direi che collocato su un territorio come l'area frentana, Lanciano, con una filosofia nuova, che questa filosofia innovativa, si esce fuori dai cosiddetti luoghi comuni della grande metropoli che debba in qualche modo sopperire alle insufficienze infrastrutturali. E qui, come si dice, viene in aiuto il linguaggio, tra virgolette, dell'ICT e della grande capacità innovativa del web. Dico bene, Michele?
Ma assolutamente, l'idea... La democrazia del web, chiamiamola sì, così. Permette di distribuire, oggi veramente questa è la più grossa rivoluzione, se vogliamo, che sta cambiando le regole del gioco, di ogni aspetto della vita mondiale, trasferendo la forza, il potere di comunità dalla pura ricchezza veramente al saper gestire tecnologie e competenze. Quindi non importa tu dove sviluppi l'impresa, l'importante è che tu sappia sfruttare le potenzialità dell'ICT, web e mobile per poter distribuire la tua idea al più vasto numero di utenti possibile e poter diventare un'idea che sia in grado di scalare. Questa è la cosa importante che tra l'altro si cerca di fare, dell'obiettivo di un ambiente quale Luis Labs è un acceleratore di imprese, perché noi in pochi mesi dobbiamo validare e far crescere l'idea in termini di numeri e di fatturato. In un modo particolare, cercando di sfruttare al massimo l'ecosistema che vive lì, che ci permette di scambiare competenze e know-how tra noi start-upper. Breve pausa della nostra chiacchierata. Sono fra amici, Riccardo ormai è storico qui, e Mauro non ne parliamo proprio. Finalmente abbiamo una collaborazione al femminile di grande competenza, che è quella di Giulia Pelliccia, che è un'esperta in materia di programmi comunitari e ha realizzato una scheda sugli aiuti dell'Unione Europea per avviare nuove imprese, che prego la regia di mandare in onda. Hai un'idea imprenditoriale, ma vuoi essere più sicuro sulle possibilità di riuscita del tuo business? Sei un imprenditore con un'impresa avviata da non più di 3 anni? O hai già avviato una tua impresa e miri ad espanderti anche attraverso l'acquisizione di nuove idee? Allora Erasmus per giovani imprenditori può fare al caso tuo. È un programma di mobilità finanziata dall'Unione Europea che dal 2009 consente agli aspiranti e nuovi imprenditori senza limiti di età di accedere a nuove esperienze e competenze. Grazie al programma, i nuovi imprenditori o aspiranti tali di qualsiasi settore produttivo possono trascorrere un periodo da 1 a 6 mesi presso aziende già affermate in un altro paese dell'Unione Europea. Il soggiorno può anche essere suddiviso in intervalli di 1 settimana. L'esperienza deve concludersi tuttavia entro un massimo di 12 mesi. Come partecipare? Basta registrarsi sul portale, selezionare il centro di contatto locale e, scegliendo il paese di riferimento, in questo caso l'Italia, vediamo che ci sono 2 centri prossimi all'Abruzzo, la società Aster di Bologna e la Confindustria di Ancona, e infine, insieme al centro di contatto locale, valutare la validità della propria idea di impresa e definire il programma di finanziamento. Erasmus per giovani imprenditori dà quindi l'opportunità di lavorare direttamente sul campo con imprenditori già affermati, di acquisire nuove esperienze, di consolidare le proprie competenze specifiche, di studiare un nuovo mercato europeo. Ma per capire meglio di cosa si tratta, guardiamo insieme la storia di chi ha partecipato con successo al programma. E se vuoi maggiori informazioni, puoi scrivere anche a ineuropa@tv6.it. Arrivederci. Maria e Panagiota Vlaciu sono sorelle. La loro impresa, Fereikos Helix, ha sede a Corinto. Lui è Simone, giovane agronomo dell'Università di Catania in Sicilia.
Gli accomuna il medesimo settore di attività, l'elicicoltura, ovvero l'allevamento di lumache. Alla Ferericos io mi applico per fare delle analisi degli allevamenti, analisi agronomiche, pratiche, perché no, poi anche delle analisi sul mercato, sul business degli elicidi e sul mercato internazionale, promuovendo, perché no, il prodotto con dei presidi e delle certificazioni in quanto prodotto biologico. Fondata nel 2007, Ferericos Helix si è specializzata nell'assistenza alla creazione di aziende di allevamento di lumache a ciclo biologico. Simone vi soggiornerà e collaborerà per un periodo di 6 mesi. Καταρχήν ο Σιμώνε είναι Ιταλός και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, διότι και εγώ και η αδερφή μου, αλλά και σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στην εταιρεία μιλάνε Ιταλικά. Κατά δεύτερον είναι ότι η εταιρεία μας συνεργάζεται με το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας, το οποίο εδρεύει στην Ιταλία. Και κατά τρίτον, αλλά πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Σιμώνε έχει σπουδάσει γεωπόνος και έχει ένα πολύ καλό επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και στην εταιρεία μας. L'agricoltura biologica è in piena espansione in Europa e il fatturato di Ferericos non smette di aumentare. L'allevamento di lumache è estensivo in un quadro naturale. Interprete e traduttrice di formazione, Panagiota Vlaciu non pensava di diventare un'imprenditrice, ma un giorno, in modo del tutto imprevisto, ha scoperto il suo spirito imprenditoriale. Questo non l'hanno messo. L'idea proirte messa poi in astio, e Maria, i adelfi mu, etrughe saligari in Elvetia. Και πλήρωσε τότε για 12 τεμάχια 37 ευρώ. Αυτό μου έκανε εντύπωση και έτσι ξεκίνησε και εγώ να το ψάχνω. Oggi offre consulenza, competenza e assistenza allo sviluppo agli agricoltori attratti da questa attività. Ha preso parte alla creazione di oltre 140 aziende di elicicoltura. Nel corso del suo tirocinio, Simone potrà affinare i suoi modelli di analisi dei terreni e sviluppare modelli di promozione che gli serviranno quando creerà la propria azienda. Sicuramente è importante Erasmus Impresa perché questa collaborazione porterà ad una nuova apertura commerciale tra quella che sarà la mia azienda e la Ferericos, come una ditta commerciale molto affermata, e soprattutto penso sbocchi commerciali ed promozionali per i prodotti siciliani all'estero, in tutta la comunità. In questo programma l'impresa ospite ha tutto da guadagnare. Le conoscenze di Simone in materia di regolamentazione e di marketing nel settore biologico sono un punto di forza non trascurabile. Σίγουρα το να έχουμε το Σιμώνη στο γραφείο από την Ιταλία, αυτό σημαίνει ότι μας βοηθά να κοιτάξουμε να βρούμε νέες εναλλακτικές διεξόδους για την πώληση των σαλιγκαριών και στην Ιταλία, αλλά γιατί όχι να κάνουμε και μια καλύτερη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Per beneficiare del programma Erasmus per giovani imprenditori occorre mostrare una forte motivazione. E al riguardo il progetto d'impresa di Simone era molto convincente. Io ho elaborato un business plan per l'Erasmus che riguarda un'azienda biologica chiamata Valle dell'Etna e svilupperò una fattoria didattica comprendendo sia l'agricoltura sia il sociale, cioè dire diffondendo educazione ambientale, nello stesso tempo facendo dei prodotti biologici e far vedere, apportare le giuste conoscenze agli altri su che cos'è l'agricoltura biologica effettivamente. Grazie a questo programma Simone ha potuto partecipare a pieno titolo alle attività di Ferericos Helix, fra cui riunioni di formazione organizzate per futuri elicicoltori. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διαδοθεί περισσότερο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχήν θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε την εξωστρέφεια, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πραγματικά να τις αναπτύξει σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Accogliere un nuovo imprenditore europeo comporta una certa responsabilità, ma questo programma è un'opportunità concreta per rendere le PMI più competitive a livello internazionale. Consiglio a tutti i giovani imprenditori, perché è un'esperienza unica e fa crescere sia scientificamente sia nell'animo.
direi oltre che molto indicativo quello che ci diceva Giulia, direi che è stata anche molto intrigante, perché la lumaca in Abruzzo noi la sappiamo anche cucinare alla grande, per cui io e Riccardo ci siamo leccati le labbra, adesso qualcuno aveva storto il muso, ma se non l'assaggiate non potete capire di che bontà si tratta. La cosiddetta escargot, le bugarçon delle Nisoise, come dicono i francesi. È, insomma, questa escargot, questa l'elicicolture, queste cose, è la ciammaica, è la nostra ciammaica, che è la fine del mondo, sia al sugo che con burro e aglio, come si dice, che è la fine del mondo, è vero. Torniamo a noi, che ci siamo lasciati prendere un po' da questa smania alimentare, è improvvisa. Torniamo a noi con Riccardo Bertazzo. La legge sull'autoimpiego in Abruzzo è gestita da, per conto del Ministero di Invitalia, da Sviluppo Italia Abruzzo, quindi franchising, microimpresa, ditta individuale. Come si dice, ci sono dall'angolo di visuale di Abruzzo Sviluppo casi di successo in imprese finanziate che abbiano avuto un bello sviluppo in questa regione? Assolutamente sì, anche perché parliamo sempre di fondi pubblici che in qualche modo devono sposare idee concrete, che poi abbiano risultati sul territorio, creando ovviamente occupazione e quindi sviluppo. Quindi non è che, diciamo, che la selezione viene fatta in maniera molto molto importante. Considerate che noi anche sul microcredito abbiamo fatto selezioni importanti, non è che abbiamo regalato soldi, non è nostra intenzione farlo, ma è evidente come bisogna premiare sempre il merito. Io devo dire, ti ringrazio per, e faccio come dire un passaggio cercando di non aggirare quella che è la tua domanda, però devo dire che questa trasmissione per i giovani, che mi auguro siano tanti che stanno ascoltando e la stanno seguendo, diciamo che questa puntata testimonia quella che è l'attenzione generale che in questo momento viene data ai nostri giovani. D'altronde dobbiamo dire che nel passato, anche diciamo così recente, loro non sono stati al centro delle politiche di sviluppo, non sono stati proprio un paradigma economico. Questo è il problema di fondo ed è per questo che poi ci ritroviamo, come dire, a scontare notizie per le quali a livello nazionale il 40% dei giovani non ha lavoro, a livello regionale le percentuali sono un po' inferiori, perché alla fine del 2013 mi sembra che stavamo intorno al 28,2-23%, che voglio dire non è un fatto positivo, cioè non è che possiamo metterlo a riscontro del 40% nazionale, perché è sempre evidentemente una percentuale molto molto alta, e su quello bisogna lavorare, perché i giovani rappresentano una moneta fortissima, cioè una valuta da spendere su tutti i mercati, e rappresentano la ricchezza del nostro territorio. Se è vero come è vero che in Europa si deve tornare a crescere, o meglio, alcuni lo stanno già facendo, noi diciamo così rincorriamo in questo momento, lo si deve fare scommettendo su quelle che sono le generazioni attuali, che saranno praticamente le responsabili di se stesse, insieme ovviamente ai decisori pubblici, per far sì che poi alla fine abbiano un futuro. Guarda, ti ringrazio per questa chiosa, Riccardo, perché non solo le imprese ma anche la pubblica amministrazione avrebbe bisogno di iniezioni di gioventù. Parlo per me e per il mio ente. L'immagine che dà la classe dirigenziale del mio ente è un'immagine che ha poco di dignitoso. Pubblicità. Riprendiamo questa puntata che è abbastanza viva. Io quando parliamo di ICT, Marco lo sa, ho sempre un sospiro di sollievo, perché è quell'ambito dove sicuramente ci sono prospettive maggiori, e sono le cosiddette prospettive non a lungo termine, ma a termine immediato, perché per quanto possa essere una materia ostica per i non addetti ai lavori, è una materia che è la più ergonomica possibile e immaginabile, perché, come dice giustamente Michele, con un click
tu riesci ad accedere a tanti servizi. Come si dice, bisogna fare una progressione culturale, un aggiornamento culturale e mentale, ma sicuramente questo è il futuro per una nazione che vuole competere, altrimenti il rischio è veramente che ci precedano sempre gli altri. Naturalmente il tema della internazionalizzazione in questo caso è un tema fondamentale. È anche un mio pallino. Sull'internazionalizzazione io vorrei che introducesse Riccardo questo argomento e poi a voi la parola, perché l'internazionalizzazione per me è è quella a cui deve puntare questa regione, che ha miliardi di skills, come si dice, non messi a sistema e in rete. Su questo è chiaro, tu hai fatto la fotografia, però è una fotografia statica, perché diciamo che noi in visione prospettica stiamo lavorando. Guarda, noi per esempio, per farti un esempio concreto, sul secondo bando legato alle reti d'impresa abbiamo deciso di finanziare non a caso da un lato l'innovazione e dall'altro l'internazionalizzazione, proprio perché ben consci che il nostro sistema, che è un sistema industrializzato, quello regionale, perché sono ovviamente presenti grossissime aziende, quindi non è che è un sistema, come dire, farraginoso nel momento in cui le piccole non si adeguano al fatto che i mercati domestici non esistono più. Ed ecco perché bisogna dare strumenti che vadano nell'ottica proprio dell'internazionalizzazione, ma anche, guarda, gli aspetti legati a mettere in rete quelle che sono le conoscenze anche sui mercati. È quello che io dico sempre, l'aspetto, diciamo così, un po' più conservativo delle finalità delle reti d'impresa, cioè il sol fatto per esempio di suddividere le spese per commercializzare prodotti che possono essere anche, come dire, di natura verticale, certo, o anche orizzontale, perché no? È un approccio evidentemente difensivo da parte delle imprese, però intanto consente di fare attività, di promuovere i propri prodotti e di farlo ovviamente a costi sicuramente più ridotti e più competitivi. Quindi è chiaro che si sta lavorando su questo. Guarda, noi a Abruzzo Sviluppo abbiamo organizzato un master in gestione e internazionalizzazione delle reti d'impresa, sì, non a caso, caro Giancarlo, perché noi, vedi, quando tu fai un bando, quando tu spingi su un'idea innovativa, quell'idea innovativa, il finanziamento che ne consegue, che ne deriva, se lo lasci fine a se stesso, praticamente le ricadute non saranno mai così adeguate come potrebbero avere con un effetto di accelerazione, dotando quel sistema bando, diciamo così, sì, con delle azioni di sistema. Per esempio, questo è il master in azione di sistema rispetto a quelli che erano i bandi, sì, legati alle reti di impresa. Sì. Michele, vuoi intervenire sull'internazionalizzazione? Perché a breve, come si dice, dovrete allargare questo angolo di visuale anche al di fuori di questi confini, immagino. Certo, l'internazionalizzazione in realtà è la dimensione corretta che deve avere una startup in termini di visione e di sviluppo, cioè potenzialmente sulla carta la startup deve nascere internazionale, quindi non deve limitarsi ad un mercato nazionale, ma deve già guardare in ottica internazionale, quindi sviluppare il prodotto casomai in casa, metterlo appunto lì, ma già pensare che possa essere un progetto scalabile, fortemente scalabile. Lì ci sono forti investitori, venture capital, che vogliono e cercano tutti i giorni idee su cui investire e che possono abbracciare mercati molto 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 ampi. Internazionalizzazione è angel investor, Mauro. Tema caldo che abbiamo toccato con Marco Villa, sì, che è uno dei massimi esponenti in Italia per quanto riguarda questi angeli investitori, sì, che un po' con questa parolina si racchiude invece un gruppo di imprenditori privati, del settore privato, che cercano idee per fare impresa. Poi l'abbiamo fatto anche con Alessandro Maria Lerro, sì, che è esperto di crowdfunding, il quale è stato invitato all'Aurum per un bel meeting, dove la cosa fantastica è stata vedere liberi professionisti, quindi commercialisti, avvocati, consulenti e freelance
di qualsiasi settore, perché spesso si confina il settore dell'IT, dell'innovazione tecnologica, all'informatico, esatto, termine che oggi esatto. è più vicino all'elettricista sì, in come qualifica che non... In realtà ci sono nuove competenze, ci sono nuove skills. È un cosiddetto termine obsoleto perché fa parte di una vecchia nomenclatura, quella dell'informatica. Assolutamente, queste competenze che tra l'altro sono anche mappate e censite dalla Commissione del Lavoro, Commissione Comunitaria del Lavoro, fanno parte delle New Skills Profile, quindi nuovi profili. In questi nuovi profili noi dobbiamo assolutamente investire, perché le nostre start-up, come quella di Michele Romagnoli, come Ti Assisto 24, sono start-up che hanno sicuramente una componente digitale, e spesso sfociano nel web, quindi internet, ma hanno soprattutto un'essenza che può riguardare n settori. Cito per esempio l'agricoltura specialistica. Certo. Con i droni oggi si riesce a fare agricoltura in determinate aree dove grazie ad un controllo, ad una mappatura, a dei sensori. Noi per esempio con Starter 3D il 28, 29 e 30 ospiteremo Officine Arduino, che è quel chipset ideato da Massimo Banzi che ha rivoluzionato un po' il mondo della nuova tecnologia. Perché? Perché quel chipset adesso viene utilizzato e va a sostituire componentistiche che fino a qualche mese fa, anno fa, costavano milioni di euro. E quel chipset oggi costa da 18 a 56 euro. Ma è l'essenza della programmazione, ciò che c'è dentro, ciò che i programmatori inseriscono a fare la differenza. Quindi il plus, effettivamente, lo diamo noi. Lo diamo noi in qualità di risorse umane, di nuove competenze, ma lo diamo condividendo esperienze, ed è il motivo per il quale T-SID, quindi a Mosciano Sant'Angelo, vi ricordo questo fantastico appuntamento del 24 e 25 novembre, poi abbiamo Startup Meetup, che è un ciclo insieme al Polo ICT che ci vede fare una sorta di roadshow nei capoluoghi di provincia. Sì. Quindi saremo a Teramo, a Mosciano Sant'Angelo, Teramo il 24 e il 25, il 26 a Chieti, sì, il 27 a Pescara e L'Aquila, fino all'evento finale dove condenseremo startup, makers, quindi tutto il mondo dei costruttori della desktop fabrication. Ma tutti questi termini inglesi che cosa stanno a significare? Che c'è un movimento fatto non solo di persone anagraficamente magari vicino alla mia età, perché in realtà ci sono pensionati, ci sono liberi professionisti, ci sono artigiani, ci sono agricoltori, ma tutti hanno motivati, una stessa motivazione, che è quella di fare impresa possibilmente scalabile. Ciò significa di internazionalizzare il proprio segmento di riferimento commerciale, quindi non si vende più solo ed esclusivamente sotto casa, ma si ha l'ambizione di vendere nel mondo. Molto affascinante, molto affascinante. Allora, Carlo, tu provieni da una carriera dirigenziale nel settore insurance, sei stato CFO di Fata Assicurazioni, del gruppo Generali, e attualmente sei parte di KMA Consulenza. Il tuo angolo visuale è molto più ampio, perché non si riferisce alla sola regione Abruzzo, ma ha una, come si dice, prospettiva molto più ampia. Di la tua, sia sull'internalizzazione sia su quello che dicevamo poc'anzi con Mauro. Direi che il concetto importante che è uscito è quello della scalabilità dei progetti. Quando si approccia nel mondo delle start-up una nuova iniziativa, un nuovo progetto, uno dei maggiori punti di appeal del progetto, cosa vanno cercando sia gli acceleratori, sia i business angel, che è uscito il concetto prima, venture capital, sia i venture capitalist in uno stadio già più avanzato, è la scalabilità del progetto. Prima dicevo, la cosa più importante è al di là dell'idea, è la bontà della realizzazione, sicuramente, ma un altro concetto credo importantissimo sono la velocità di esecuzione e la scalabilità del progetto. Perché in questo mondo sempre più veloce, sempre più frenetico, copiare un progetto è difficile, riuscire a avere un'idea
proteggere un'idea. Proteggere un'idea non è più un concetto logico. Il brevetto, soprattutto quando parliamo di ICT, ha poca realtà, non è più applicabile. Il vantaggio competitivo del progetto è dato dalla velocità di esecuzione e dalla scalabilità. Certo. L'unico punto che mi può dare veramente il vantaggio competitivo è essere una lepre più veloce degli altri. Se io riesco a correre più veloce con quel vantaggio che mi è dato dall'essere partito prima, riesco ad assumere quota di mercato, a ingrandire, ad essere un'impresa di successo. Se non riesco a fare questo e penso di difendere il mio progetto solamente con quelli che potevano essere degli elementi tradizionali, che sono il brevetto, eccetera, sono destinato a una morte lenta ma certa. Quindi secondo me l'internazionalizzazione del progetto, mi sono impaperato, sicuramente è importantissima con questa logica di scalabilità che vuol dire anche replicabilità in altri ambienti. Noi partiamo sicuramente dall'Europa, ma quando si parla di tecnologia ICT, in Lewis & Labs si vede più di un progetto che nate in Italia, definite, cresciute a Roma nell'acceleratore di Lewis & Labs, hanno fatto il passo, si stanno spostando negli Stati Uniti e generalmente nella Silicon Valley, anche se c'è New York che adesso sta cercando di attirare investimenti con delle grosse facilitazioni, ma diciamo che l'obiettivo è la Silicon Valley, dove idee italiane ben realizzate, velocemente realizzate, stanno avendo il loro riconoscimento internazionale ed è un grande soddisfazione per noi italiani. Per rincuorarti ti dico che la papera fa parte anche della trasmissione, per cui se non riuscivi a dire internazionalizzazione è un motivo anche per non tediare vieppiù i nostri osservatori e qualcuno ci ha anche sorriso. Io ci sono anche riuscito, per cui va benissimo. È una gag all'interno di questa trasmissione. Adesso, siccome non mi manca lo spirito provocatorio, insomma, mi pare che si sia appalesato questa cosa, adesso io sfido Riccardo Bertazzo a rimanere, come si dice, insensibile e senza muovere un muscolo del viso, perché io do i voti alle start-up, no, do i voti, scusate, ai poli di innovazione. Do i voti sulla base della loro presenza e di quello che hanno fatto. Ma do i voti solo ai poli di innovazione che io ritengo da citare, gli altri non li cito proprio. Il polo ICT ha un voto altissimo, come forse l'automotive. Il polo farmaceutico, come si chiama? Capitank. Polo farmaceutico che fa da sé, onestamente fa da sé. Menarini, Sanofi Aventis, Wasserman. La ricerca ce l'hanno in casa. E ne trovo pochi altri. Io penso che, di allacciarmi al tuo discorso precedente sul fatto di non fare beneficenza, di non fare donazioni a pioggia, perché ritengo che qualcuno troppo affrettatamente sia autodefinito polo di innovazione senza avere la capacità per esserlo. Non vado oltre, per carità cristiana, però ritengo che, come si dice, finalizzare le risorse in maniera seria significa anche incentivare quello che è il nodo gordiano di tutto il nostro discorso, che è l'occupazione. Se io penso che ci sono informatici, anche in quel di Lanciano, per esempio, ne conosco di vecchi, che hanno perso il posto di lavoro e non riescono a trovarlo, ma informatici, il termine è obsoleto ma è di altissimo livello, io ritengo che questa cosa debba subire invece una brusca accelerazione per quanto riguarda quelli che hanno saputo fare e saper fare. Io soltanto una provocazione, Riccardo, come vedi non ti coinvolgo. No, ma puoi anche coinvolgermi, il mio pensiero è abbastanza chiaro ed è questo. Io penso che tutti i poli stiano in questo momento lavorando.
Ci sono stati dei finanziamenti che ovviamente sono andati a sostegno della creazione di questo nuovo sistema. E tu sai, certo, questi sono sistemi abbastanza complessi. Cioè mettere insieme le grandi imprese con le medie, con le piccole, con gli enti di ricerca, università, eccetera. È chiaro che non è così semplice. Tu immaginati imprese abituate a parlarsi allo specchio, parlare con altre imprese e soprattutto interloquire e avere rapporti con il sistema della ricerca. Quindi è chiaro che in un momento iniziale, oggi parliamo di start-up e di finanziamento di start-up, il bando, la programmazione 2007-2013 è andata proprio a finanziare l'inizio di questo nuovo percorso che dovrebbe avere la sua importanza, ma sono sicuro che l'avrà sul territorio regionale. È chiaro che poi sarà il mercato a decidere quali sono i poli che funzionano attraverso le proprie progettualità rispetto a quelli che poi alla fine non funzionano. Ed è chiaro che probabilmente lì bisognerà fare una selezione delle ulteriori risorse che si metterà a disposizione delle attività non tanto, come dire, di costituzione, così come è avvenuto nel 2007-2013, ma di challenge evidentemente. Certo. Risposto in maniera straordinaria, senza esporti più di tanto, senza nessun rischio reale. Io volevo sollecitare anche gli ascoltatori, coloro che ci stanno in questo momento guardando, sulla possibilità di interloquire e interfacciarsi anche con le presenze, che sono presenze di alto livello e di alta abilità, che sono di volta in volta presenti nel nostro studio. Questa è anche l'occasione affinché colui che è in preda a dubbi amletici sulla sua condizione di vita e sulle sue prospettive di lavoro, avendo anche alla base una sua capacità progettuale, una capacità che gli deriva non solo dallo studio ma anche dalla creatività, dalla passione, dalla volontà, dal talento, possa confrontarsi, quindi facilmente io vi invito anche a mettervi in contatto con Mauro, con Riccardo, con Michele, con Carlo, per avere quel supporto che è naturale in uno scambio virtuoso, in un circolo virtuoso di risorse, che fa in modo che una trasmissione sia anche servizio pubblico, un servizio realmente al territorio, un servizio alla regione, un servizio a quella che io ritengo la vera sostanza di questa realtà geografica, che è la regione, la macro regione adriatica. Perché non possiamo pensare che i nostri confini sono il Tronto e il Biferno, i nostri confini sono probabilmente sono Torre Imperiale, quindi Foggia, e dall'altro lato Gabicce e Mare, per cui Marche, Abruzzo e Molise per me sono una regione unica, forse anche di più. Come nell'idea del grande Antonio Falconio, Centronia è la nostra vera, come si dice, agnizione finale, fare sistema con le grandi regioni del centro Italia. Questo è nell'idea e nelle cose di questa giunta regionale che ha preso a prestito queste esperienze passate, le esperienze positive, e le sta risistematizzando. Le velocità purtroppo sono quelle della politica, ma sono anche quella di una burocrazia spesso non collaborativa. Devo dire che la presenza di Riccardo qui mi conforta, perché nonostante cosiddetti travagli elettorali, Abruzzo Sviluppo continua a lavorare e continua a lavorare nel pieno delle proprie forze. Devo dire anche supportandoci in alcune materie che sono ancora da intraprendere. Come ben sai, noi avevamo un grande pallino, quello della promozione del territorio a livello di immagine, dove ci può aiutare il polo della ICT, ma ci può aiutare sicuramente Abruzzo Sviluppo, e che riguarda, per esempio, la promozione cineturistica della nostra regione. E io mi sono permesso questa lunga digressione perché ritengo che tutte queste forze vive che esistono all'interno di questa regione debbano collaborare per questa regione. Forse anche perché la sorte mi ha consentito questo pensiero, ma io ritengo fondamentale che si lavori per lo sviluppo dell'Abruzzo e degli abruzzesi, come per lo sviluppo degli Abruzzi e degli abruzzesi, in un'ottica anche più vasta, anche
in un'ottica transfrontaliera con questo mare chiuso che è il mare Adriatico, che è uno splendido brand che noi ci possiamo giocare quando vogliamo, perché anche il Polo in Ultra, voglio citare ancora, sta facendo alla grande il suo lavoro. Io vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio il mio amico Riccardo Bertazzo. Grazie a te, grazie ai telespettatori. Certamente non lingua in bocca, ma semplicemente io l'ho provocato, quindi potete avete chiaro che il nostro è una come dice lui, una liaison intellettuale. Mauro Blasioli, grazie. Michele Romagnoli e Carlo Gasparri. Grazie. Siete stati coloro che hanno rotto il ghiaccio in questo secondo anno di Abruzzo Up. Io sono felice di avervi avuti con me. Se ci fosse stata una donna sarebbe stato meglio. Giulia Pelliccia, come si dice, ci ha confortato, ma come si dice, non può sempre bastare. Buonasera.